All'ippodromo di Villa Glori, il magnifico campo riservato ai trottatori dove recentemente sono state eseguite importanti opere di miglioramento. La pista, rinnovata secondo i più moderni criteri, è stata inaugurata dal capitano Bruno Mussolini, che ha voluto provarla personalmente guidando un veloce puro sangue. Il Duce visita le nuove vetture Filobus, pronte ad entrare in servizio sulle due linee filoviarie che risolvono le comunicazioni nei quartieri popolosi di Prati e del Flaminio, con un mezzo di trazione elettrica nuovo per l'urbe che, per uniformità e silenziosità di marcia e notevole capacità e comodità delle vetture, presenta molteplici qualità concilianti le esigenze della cittadinanza come quelle superiori dell'economia nazionale in merito al consumo dei carburanti. Il villaggio olimpico, un tempo regno degli atleti di tutto il mondo, è oggi dominio dei nuovi pacifici inquilini, impiegati statali e donne di casa, campioni sì, ma del bilancio. Dove si davano battaglia ai formidabili campioni russi, si divertono turbe di ragazzini scatenati, padroni assoluti dei prati e dei viali. Negli stessi luoghi dove si allenavano gli olimpionici di 50 nazioni, battagliano le ultime generazioni, forse destinate alle Olimpiadi del 72. Dove Consolini smaltiva il peso superfluo e si riposavano i campioni, i nuovi abitanti del villaggio godono la televisione nella più serena intimità. Si risolve un problema oggi dove Mangiarotti appuntava ricordi di Olimpiadi. I bimbi riposano nelle stesse stanze che videro i Berruti e i vincitori di Olimpia cullare sogni di gloria sportiva.